Dottor Orlandi, oggi parliamo di file. Che cos'è? Allora, i filler sono semplicemente dei riempitivi, degli stucchi veri e propri, scusatemi il termine, che permettono di riempire le rughe o aumentare il volume di determinate zone come lo zigomo, il mento o a volte nei casi del naso di correggere delle imperfezioni sollevando un po' la punta o riducendo magari la presenza di un gibbo, compensando nella glabella che è questa zona della fronte e attenuando il gibbo. Quante sedute occorrono per diverse finalità? Ci faccia qualche esempio. Ma diciamo che per riempire le labbra occorre una seduta, per riempire le rughe occorre una seduta. Rispetto all'utilizzo di un laser che presuppone, per esempio, più sedute per avere risultati certi e concreti, il filler può dare risultati nell'immediato. C'è un'età minima o un'età massima per sottoporsi a un trattamento? Come in tutte le pratiche mediche, consiglio di arrivare alla maggiore età. Da lì in poi uno può fare nei limiti quello che ritiene giusto. È una procedura dolorosa durante o dopo il trattamento? Un tempo lo era soprattutto nelle labbra perché è una zona molto sensibile, oggi tutti i produttori di filler utilizzano miscelato nel prodotto anche un anestetico. In quanto tempo si nota il risultato? Immediato, il risultato è di solito subito visibile. È pericoloso? No, l'unico pericolo può essere un'allergia particolare ai prodotti che è, nella mia esperienza, praticamente inesistente o rarissima. Nel caso ci fosse un paziente che dall'anamnesi pre-trattamento ti possa venire a dire che ha dei precedenti di allergie importanti, è il caso di fare un test dietro l'orecchio con un po' di prodotto e aspettare qualche giorno l'evoluzione. Ci sono procedure alternative al filler? Ci sono procedure alternative al filler che possono essere l'utilizzo di prodotti autologhi, quindi il grasso che viene prelevato da zone in cui sia magari un pochino più abbondante, emulsionato, miscelato, privato della parte liquida e reintrodotto attraverso siringhe specifiche a compensare determinati gap, le labbra, le rughe e quindi fa il sostituto del filler. È un po' più indaginoso perché comporta una zona di prelievo con un relativo dolore e trauma e la zona di impianto. Spesso si confonde il Botox con il filler, ci può dare spiegazioni in merito a questo? È molto facile che si confonda. Il Botox è una tossina botulinica, quella dell'intossicazione alimentare, per intenderci che è stata depotenziata, inizialmente utilizzata per curare lo strabismo, perché agisce su muscoli agonisti e antagonisti, inibendo uno dei due. Questo non vuol dire che il paziente rimanga imbalsamato, ma semplicemente la zona dominante, per esempio ad opera di un muscolo opponente, può benissimo stirarsi e quindi dare una distensione della ruga che non avremmo se avessimo muscoli agonisti e antagonisti in continua sinergia opposta. E questo permette alla ruga di distendersi. Il filler invece è un riempitivo della ruga, quindi hai un effetto immediato. Nel caso del botulino, di cui esistono diverse tossine in circolazione, non hai un effetto immediato perché l'azione avviene dopo 2 o 3 giorni dal punto di impianto, dal momento dell'impianto. Diciamo che la zona elettiva per il botulino sono l'angolo dell'occhio, la parte inferiore della palpebra, scusate, del sopracciglio per alzare il sopracciglio medesimo, la fronte per distenderla e le rughettine periorbitali superiori per distenderle. Entrambe le metodiche, filler e botulino, possono essere effettuate nello stesso tempo sullo stesso paziente perché hanno due indicazioni completamente diverse.